Cambiamo argomento, adesso parliamo di un momento molto importante perché parliamo di integrazione, di sport e anche dell'aspetto sociale. Quindi per dirvi che in realtà Napoli, ma in realtà la nostra regione, ha messo a punto delle realtà di talenti molto validi, realtà eccellenti, e proprio delle realtà sono già presenti qui al nostro Salto di Mattina 9. Immediatamente vado ad introdurvi, loro sono la realtà della Tam Tam Basketball di Massimo Antonelli, che è qui accomodato al Salto di Mattina 9. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. E poi c'è anche la Juve Caserta Academy, qui rappresentata dalla istruttrice Carla Rita De Rosa. Buongiorno. Che ha sviluppato, buongiorno, una sinergia con la Onlus Cidis, di cui oggi ne è rappresentante Emiliana Di Iorio. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, due iniziative molto importanti, ma Massimo, io con te vorrei cominciare a parlare appunto della Tam Tam, un progetto che ha messo appunto dei talenti stranieri di seconda generazione. Finalmente possiamo dire che anche il vostro sogno un po' si è avverato, divenendo una realtà eccellente per il territorio. Direi di sì, beh, abbiamo fatto una... Questa era una squadra formata da tutti i ragazzi italiani, però figli di cittadini stranieri. Quindi la Federazione Italiana Pallacanestro prevedeva dagli under 14 in poi solo la presenza massima per squadra di due cittadini stranieri. È nato un caso. Un caso che il Castel Volturno l'ha creato, perché lì c'è una grandissima comunità di stranieri, di africani soprattutto. Perché la mia squadra era proprio tutti quanti ragazzi africani, e non naturalmente è stata fatta una battaglia per cambiare le regole, e ci siamo riusciti, perché abbiamo veramente coinvolto, grazie anche ai media, parlamentari, c'è stato un movimento un po' di massa e anche di molti artisti, oltretutto, che ha voluto che ci fosse un'idea di cambiamento anche nello sport, ossia di favorire naturalmente lo sport a qualsiasi cittadino che risiede su questo suolo italiano, anche se straniero. Quando parliamo di regole, parliamo a un provvedimento legislativo che consente soltanto oggi la partecipazione a certe competizioni per il basket, anche, come dicevamo, a cittadini stranieri, figli di immigrati sostanzialmente. Un grande passo in avanti per lo sport, ma soprattutto per il sociale. Sì, penso proprio di sì, perché far integrare questi ragazzi nel nostro paese, nello sport, penso che sia la chiave di svolta per fare un passo avanti tutti quanti. Penso sia una cosa fondamentale. Intanto, in un contesto storico in cui si discute molto, no, di migrazione e di integrazione, lo sport diventa un veicolo di socializzazione molto molto importante. Assolutamente. Favorire l'integrazione su un territorio che ospita i nostri ragazzi favorisce anche il senso di appartenenza e di identità. Quindi questa sinergia che si è creata tra noi, associazione che si occupa di migranti e di diritti dell'uomo da oltre 30 anni, insieme alla Juve Caserta, che è l'emblema dello sport della città, si è raggiunto un buon traguardo. Sì, Massimo, e quale modo migliore che farlo se non attraverso lo sport, che si sa è qualcosa che mette insieme le persone, che crea convivialità, che crea anche sfida, che è importante, insomma formativa anche per dei ragazzi che si approcciano proprio alla vita, ma anche alla vita lavorativa, per esempio. Sì, sì, io sono convinto che lo sport è uno dei pilastri che per la formazione dei ragazzi, per farli diventare veramente degli uomini, degli uomini eccellenti. Se manca la parte sport nella fase formativa, che ci sono altri due pilastri, a mio avviso, sono la scuola, naturalmente la famiglia, ecco che viene a mancare qualcosa. Noi, quello che è successo con questa, diciamo, questo movimento che ha portato il cambiamento, ossia ha dato diritti ai ragazzi, anche cittadini stranieri che vivono qua, di poter giocare, farà sì che un giorno, soprattutto questi ragazzi che oltretutto sono nati in Italia, un giorno arriveranno a 18 anni che hanno avuto tutta una fase formativa. Perché veramente io reputo lo sport che dove non arriva la scuola, dove non arriva la famiglia, spesso quando vengono i ragazzi raggiungono l'età di 13-14 anni, comincia ad esserci una certa ribellione alle istituzioni, quindi alla scuola, alla famiglia. Ecco che va in aiuto. Fisiologico. È proprio fisiologico, c'è una questione di ribellione. Tante famiglie vengono da me: Massimo, mi puoi dare una mano? Non riesco più a gestire mio figlio. La scuola anche mi viene a dire queste cose, la scuola anche me lo dice, noi stiamo facendo molta fatica, vedrai. Ecco, noi abbiamo proprio quel compito lì, le idee, le regole,
rigide dello sport. L'arbitro che se tu non fai, non ti comporti in un determinato modo ti cancella, ti esclude dalla partita. Ecco che fa sì che questi ragazzi incominciano a gestire anche le emozioni molto forti che loro vivono. Sono ragazzi certo. molto per prepararli diversi. Proprio a vivere la società, insomma. Però, la Massimo, competizione, la difficoltà della vita. Però intanto possiamo dire che il basket, noi all'avanguardia di queste tematiche, ci limitiamo oggi solamente a questo sport, purtroppo, chiedo. No, credo che ci siano altre federazioni che hanno accolto questo Ius Soli sportivo. Sì. Ci sembra, se non mi sbaglio, il judo, l'equitazione, non sono molti, non sono informatissimi. Però certamente ci stiamo aprendo a questa prospettiva. Secondo me sì, è stata fatta proprio una... Cioè, in Parlamento, tra poco si discuterà una norma che ha dato proprio il nome, abbiamo dato, si onora, perché si chiamerà Norma Salva Tantan Basket. Ha preso spunto da questo caso limite, e tra poco verrà discussa in Parlamento. Come esempio, no? Perché vuole... Cosa è inserita in questa norma? Che qualsiasi cittadino straniero, minorenne, che vive su questo territorio, ma frequenta le scuole italiane da un certo numero di mesi, se non un anno, ha diritto al gioco come qualsiasi altro italiano. Questa è una grandissima cosa, deve essere ancora approvata. Però... Da quell'approvazione intanto però c'è ancora chi punta il dito contro il numero eccessivo di stranieri nello sport. Allora cosa vogliamo dire a queste persone? A chi punta il dito, a chi etichetta ancora? Io penso che non vada mai bene etichettare in generale, ma soprattutto ancora di più nello sport, perché io penso che un bambino che sia bianco, nero, giallo, di tutti i colori, ha lo stesso diritto di poter giocare a qualsiasi tipo di sport. Io a questo punto menzionerei anche qualche esempio, no? Di ragazzo che magari è riuscito a superare, non so, un trauma, è riuscito a superare comunque un ostacolo, una difficoltà nel corso del suo cammino attraverso proprio questo sport. Se c'è qualche ragazzo comunque particolare al quale vi siete legati, ecco, in particolar modo, se c'è un esempio, ecco, qual è la reazione vera dei ragazzi rispetto a questo fenomeno? Di apertura, di integrazione? Sì, assolutamente, lo sport... è una marcia in più per loro, anche per quanto riguarda le regole, per quanto riguarda il rispetto della squadra, lo spirito di squadra, il rispetto dell'altro. Però sì, ci sono ragazzi e ragazze che hanno dei limiti dal punto di vista caratteriale. Inizialmente ci sono delle difficoltà. Sì, inizialmente sono delle difficoltà, sì. Anche stesso la curiosità di entrare a far parte di uno sport che in realtà conoscono solo il nome, ma in realtà non l'hanno mai provato. Intanto, quindi... la scorsa settimana sono cominciati i campionati. Noi abbiamo detto, ho presentato una realtà, Tam Tam, che comunque ha dato degli ottimi risultati. Direi di sì. Tra poco sono già iniziati i campionati, come quindi no? Quali infatti, progetti, quali le prospettive? È bellissimo, perché noi già prima di incominciare questa partita avevamo vinto una prima battaglia, la battaglia più difficile dei diritti civili di questi ragazzi qua. Il diritto allo sport. Poi la partita era molto insidiosa perché non hanno mai giocato in un campionato con la Federazione Italiana Pallacanestro, dove ci sono squadre di livello superiore rispetto alla FIP. I ragazzi erano emozionatissimi, oltretutto c'erano i media, c'erano due o tre televisioni, insomma, la RAI presenza. Cioè, sembrava una partita NBA, insomma, giocata da ragazzini che per la prima volta toccano il pallone o quasi. Quindi c'era tanta emozione e vincere anche questa partita, una festa nella festa. È stata una Ti cosa senti bellissima. Orgoglioso di quello Direi che di sì, veramente. Io ho vissuto, lo sport mi ha dato grandissime emozioni, ho vissuto... Lo ricordiamo. Anche lo Scudetto, ho fatto due finali di Coppa di Scudetto, una finale di Coppa Europa, insomma, per dire, più di così, non forse l'emozione, il nazionale, insomma. Però sabato, quando abbiamo giocato quella partita, anche io, devo dire, non sapevo che cosa fare. Ero come i ragazzi, veramente sono tornato indietro nel tempo. Grazie a Massimo veramente. Antonelli, intanto un grande campione dello sport del passato, ma anche dello sport presente a questo punto, ma soprattutto un campione del sociale, perché aiuta tanti ragazzi ogni giorno a superare degli ostacoli importanti della vita attraverso Tam Tam Basketball. Grazie per essere stato con noi. Grazie, complimenti. Calla Rita De Rosa, che è una persona che è molto importante, sempre vicino a questi ragazzi, è una persona che promuove a sua volta l'integrazione, questa è una cosa encomiabile, grazie. Grazie a voi. E poi Emiliana Diorio, della Onlus Cidis. Grazie. Grazie ancora. Pubblicità, cambiamo argomento, restate con Mattina 9.